Ciao a tutti e bentornati sul mio canale e bentornati in un nuovo episodio della carriera allenatore con il Bari. Prima di iniziare a fare gli allenamenti volevo ringraziare tutte le persone che realmente stanno seguendo e supportando la serie. Ok, detto questo, andiamo subito a fare i nostri allenamenti. Quindi andiamo ad allenare i nostri 5 campioni. Shakir sale con un overall 71 e noi andiamo avanti e arriviamo alla partita contro il Cesena. Andiamo a vedere la classifica. Abbiamo 10 punti di vantaggio dal Cagliari. Veramente il Bari sta facendo una cavalcata incredibile. Miglior difesa insieme a Latina e miglior attacco. Finalmente abbiamo trovato la facilità nella via del gol e noi andiamo subito a giocare la nostra prima partita contro il Cesena. Dallo stadio Mainuzzi, Cesena-Bari, il Bari per continuare la striscia di risultati utili consecutivi deve affrontare un Cesena al quinto posto in classifica con grandi motivazioni. Dentro, attenzione Falco, la mette fuori, cascione, la spara alta, sopra la traversa, occasionissima per il Cesena. Ottimo disimpegno, può partire il contropiede del Bari. De Luca entra nel rigore, De Luca steso, calcio di rigore per il Bari. Calcio di rigore per il Bari, Magnusson. Ha messo giù De Luca, rivediamo Magnusson che prende prima la palla secondo me e poi piedi di De Luca, fatto sta. Che calcio di rigore per il Bari, sempre Rosina dal dischetto. Parte Rosina, spiazzato agli ardi e Bari in vantaggio al minuto 15. Poi Valiani col destro, palo clamoroso di Valiani. Attenzione, pallone per Rossetti. Rossetti, Shakir, la palla rimane lì, poi Conea fuori aria, prova il sinistro, Anzino la mette dietro, Falco sul fondo. Attenzione Conea, la palla fuori per il destro in rete per il pareggio del Cesena. Succi l'ha messa dentro. Si rivoluziona la squadra, il Bari. Tanto Rosina esce ed esulta, non so che cosa esulta, stiamo 1-1, vabbè. Anche se un punto a Cesena andrebbe quasi bene per... Attenzione uno schema, palla fuori proprio per Valiani col destro, ancora agli ardi, ha un conto aperto con Valiani agli ardi. Dal Monte la palla rimane lì, Shakir ovviamente a porta vuota, Sensi fa 2-1 al 93esimo, il vantaggio del Cesena, non ho parole. Ma che cazzo, perdiamo questa partita 2-1, eravamo in vantaggio 1-0, Rosina che esce esultando e ora esultano loro, mamma mia. Brutta figura per il Bari che perde 2-1. Gli allenamenti sono stati fatti e noi andiamo subito alla partita contro la Salernitana. Da un San Nicola di Bari, tutto innevato, Bari, Salernitana. Il Bari che viene da una sconfitta a Cesena deve assolutamente rifarsi in un campo a dir poco ghiacciato. Vediamo un po'. Parte subito Boateng. Boateng la mette subito dentro. Primo calcio d'angolo e al secondo minuto il Bari subito in avanti. Di Luca la mette dentro, poi di testa sul fondo Boscagli. Pallone dentro per Rosina. Così non la mette fuori per Cerri che prova il destro, Terraciano, facile. Uff, Palamella, le praterie, vamos, gatto contro tutti, la mette dentro e Donnarumma a porta vuota, la butta fuori. Non è
assolutamente fortunato. Charlie Musonda, Cherry non salta l'uomo dal 2005. Vai, Ani allarga molto bene per Cissoko. Cissoko la mette dentro Donati, che si è mangiato un gol pazzesco Donati. Prova Cherry col sinistro, un gol pazzesco di Cherry. 1-0, un lampo al 79esimo. Il sinistro di Alberto Cherry che va a stamparsi sul palo e poi termina in rete. Ed è un gol importantissimo. Non ci credevo ormai più. Non ci credevo ormai più nessuno. Ma Cherry col sinistro ha trovato un gioiello. Alberto Cherry porta in vantaggio il Bari. Musonda adesso ha molto campo a sua disposizione. Musonda va fino in fondo. Musonda col destro, poi Petropoulos a porta vuota la mette dentro. 1-2 Bari, pazzesco. E Petropoulos va ad esultare vicino alla telecamera, manda baci al pubblico. Petropoulos 2-0 Bari all'83esimo. Attenzione ora alla Salernitana, la palla rimane lì e 2-1. Cioè, clamoroso, delle dormite pazzesche in quella difesa, dormite pazzesche. Dentro Shakir facile e poi fa ripartire subito Musonda che è freschissimo, deve tenerla, ma Musonda non se ne importa e va fino in fondo Musonda. Mamma mia la velocità del nostro 18enne freschissimo, salta tutti Musonda, entra in rigore col destro Terracciano e poi schiavi in calcio d'angolo, ma Musonda semina il panico, Musonda semina il panico. Valiani la mette dentro per Donati che non ci arriva di un soffio, proprio Petropoulos, Terracciano la tiene lui e finisce qui la partita. Sotto la neve il Bari vince 2-1 contro la Salernitana. E adesso allo scontro diretto contro il Cagliari. E noi andiamo subito al menu principale. Quindi andiamo subito a fare i nostri allenamenti. Andiamo a vedere un po' quando prendono i nostri giocatori. Allora, hanno preso Boateng una D, Bergwijn una bellissima A, Musonda su tiri dalla distanza prende una B, Oxford lo stesso allenamento prende una B e Boscagli male male una D. Andiamo avanti, andiamo a fare anche la conferenza stampa. Intanto andiamo a motivare la nostra squadra. Eliminiamo le email e andiamo subito alla partita contro il Cagliari che giocheremo al San Nicola di Bari. Ricordiamo la classifica, il Bari al primo posto con 42 punti, il Cagliari al secondo con 33 punti. Allo stadio San Nicola di Bari, Bari-Cagliari, la partita dell'anno, o perlomeno per la Serie B. Buon pomeriggio a tutti, sempre dal vostro Juan Mata 89 che vi farà compagnia in questa telecronaca in diretta della partita. C'è una pioggia fitta e noi andiamo subito al match. Valiani messo giù, calcio di punizione per il Bari. Valiani rimane a terra, ma c'è il primo cartellino giallo al nono minuto per Marco Fossati. Ancora fallo. Ancora un cartellino giallo per il Cagliari che è partito aggressivo al massimo, vuole assolutamente vincere questa partita e ridurre il gap di distanza. Attenzione a Joao Pedro di Gennaro. Di Gennaro tamponato, poi Joao Pedro entra in rigore, Joao Pedro messo giù, anzi no, destro palo, la palla rimane lì, Boscagli la allontana. Bel grosso, bellissima la palla per De Luca. De Luca entra in rigore, De Luca salta l'uomo, De Luca col destro! Eccolo lì! Il primo squillo del Bari con De Luca che porta in vantaggio la squadra di casa al minuto 33. Giannetti la mette fuori, poi ancora lui nella di rigore.
Col destro, pallone deviato, autogol sciagurato del Bari. La palla sarebbe finita fuori, assolutamente. Rivediamolo. Peccato, peccato. L'ha deviata con la testa Cissokho, se non sbaglio. Rivediamo. Sì, deviazione importantissima di Cissokho. La palla sarebbe terminata fuori, secondo me. Sì, nettamente fuori la palla. Pallone splendido per Del Grosso. Del Grosso però è lento e si ferma. Prova a ripartire. Da Rosina, che vede molto bene Sansone. Sansone per Valiani col destro! Un gol bellissimo di Valiani. Bari 2, Cagliari 1. Allo scadere del primo tempo. Trova un gioiello Valiani. Da rivedere assolutamente il vantaggio del Bari. Con Valiani che non ci pensa su due volte, scarica un destro pazzesco che trafigge il portiere del Cagliari. Rosina la mette subito dentro Boateng di testa e Rafael fa un miracolo. Attenzione a un palleo Palau, gran palla per Giannetti. Giannetti in campo aperto, Giannetti contro Shakir, Giannetti col sinistro, palo clamoroso. Rosina con calma fa salire anche Cissokho. Cissokho vedi dall'altra parte, splendido. Sansone di testa sul fondo. E no, queste cazzate. E c'è il pareggio del Cagliari. Ma perché facciamo queste cazzate clamorose? Porca troia. Il 75esimo, c'è il pareggio del Cagliari. Boateng va fino in fondo. Salta Sau. Boateng entra di rigore. Boateng è più veloce, Boateng lo sa, Boateng la mette dentro per Sansone di tacco! Che cosa stava facendo Sansone? Finisce qui la partita, 2-2, il Bari butta un'occasione grossa come una casa. Pareggiando in casa contro il Cagliari, mantiene però, se non sbaglio, 9 punti di distacco dal Cagliari, però per come è andata la partita poteva assolutamente fare di più. Quindi per questo episodio è tutto, il Cagliari esulta intanto, non ha capito che comunque il campionato lo vinceremo noi. Noi ci vediamo al prossimo video.